Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui nello studio di Gabri Ponte, insieme a Gabri Ponte, incredibile ma vero, per fargli un paio di giochi. Mi dirà lui se gli saranno piaciuti o meno. Sei pronto? Vai. Allora, partiamo con le carte. Conosci le carte? Sei esperto? Giocatore di carte? A cosa giochi? No. No, non giochi. L'importante è che attesti che le carte sono tutte differenti, sì? Di sì? Confermo. Okay, facciamo vedere anche... Ok, tutte diverse. Ora, quello che ti chiedo di fare è, mentre le passo, tu in un punto qualunque mi fermi, mi dici stop e ti farò vedere la carta dove mi hai fermato. Stop. Qua, guarda attentamente questa, ricordala, in giro, la mostro anche in camera. Ok? Lasciamo nel centro. Ora, più o meno, tu potresti sapere dove si trova, corretto? Perché avendo alzato circa metà carte, però mischiando, voglio togliere qualsiasi tipo di evidenza. Quindi ora, non sai più l'esatta posizione di dove si trova la carta, sei d'accordo? D'accordo. Ora, qua io non faccio più niente. Sei tu nel completo controllo della situazione. Devo ritrovarti la carta? No. Meno male. Ovviamente tutte le carte sono differenti. Ora ti chiedo di dirmi un numero qualunque. Dimmi un numero che vuoi, compreso tra l'1 e il 52. 20. Domanda importantissima, vuoi cambiare? No. Ok. Assicurati che io sia onesto. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 no, vabbè, e 20. Se è quella vado via. Dopo 20 carte sposto questa di qua. Potevi dire 19, sarebbe stata questa. Potevi dire 21, sarebbe stata questa. Coincidenza. Avrei detto 20. Esattamente. Dopo 20 carte ti ricordo che avresti potuto dire una qualsiasi carta del mazzo, un qualsiasi numero, ma hai detto 20. Che carta avevi scelto? No, vabbè, non ci credo, dai. Dillo per la prima volta. Asso di quadri. Hai il telefono? Sì. Prendi il tuo telefono, sbloccalo pure e vai sulla calcolatrice. Mi fai paura, tu lo sai, vero? Ma va, assolutamente. Cancella tutto. Ok. Avrai notato che prima di cominciare ho messo un bigliettino qua con un pennarello. Ok? Mi stavo chiedendo. Ora ti farò delle domande che avranno come risposta dei numeri. Ovviamente facciamo vedere che la calcolatrice è a zero. E ti chiedo, anzi vuoi fare direttamente tutto tu. La prima domanda è, secondo te, quanti pezzi hai pubblicato nella tua vita? Più o meno, non serve il numero. Per fare cifra tonda, non so, diciamo 200. Ok, scrivi tu, 200. Non lo so. Ok. Non li hai mai contati? Non è un problema. Ora, un'altra domanda. Quanti pezzi hai fatto che non hai pubblicato? Saranno 20.000. Ok, per 20.000. Perfetto. Ora, quante persone lavorano nella tua squadra, qui nella tua etichetta, insieme a te? 18. Ok, per 18. Il tuo numero fortunato? Mi sono appena accorto di non avere un numero fortunato. Un numero che ti piace particolarmente? 8. Ok, è venuto 27.012.024. Hai dato tu tutte le risposte che volevi. Sì. E se avessi detto 17 dipendenti invece che 18, il risultato sarebbe cambiato, sei d'accordo con me? Ovviamente. Però prima di cominciare ti ho fatto vedere che avevo scritto una previsione. Okay. Mostriamo il numero che è uscito. E la mia previsione è esattamente 27 milioni. Pazzesco! 12.024. Però se in realtà dividiamo... Questa è una data, ovvero 27.01.2024, che è l'esatta data. Non ci credo. Del tuo live al forum di Assago l'anno prossimo, corretto? E hai fatto tutto tu. Chapeau. Grazie mille. Ti possiamo uccidere? Perché io veramente ho un misto tra incazzatura e pelle d'oca. Veramente, sei un mostro. Bene, anche questo video giunge al termine. Ringrazio Gabri per la partecipazione. Grazie a te. Spero che ti sia divertito e che i giochi ti siano piaciuti. Incredibile. Ci sarò anch'io, vi aspettiamo al forum di Assago, al tuo live. Il 27 gennaio 2024. Ci sarà lui, per forza, ci sarò anch'io e vi aspettiamo anche voi. Ciao!